Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta con amministratori e cittadini. Passo subito a presentarvi gli ospiti di oggi. Alla mia destra Alessandro Rosi, assessore al bilancio del Municipio V, Fabrizio Salve. Mastro Rosato e la nostra Sara, come al solito, per le stimolazioni all'interno della nostra trasmissione. Allora, Assessore, un momento difficile quello che sta vivendo la nostra città rispetto al quinto municipio. Quali sono i problemi sul tappeto che lei intende sollecitare, ma soprattutto risolvere nell'immediato? Allora, mi permetti, così lo incassiamo Sì, subito, certo. perché c'è stato il coordinatore dei presidenti che, come sappiamo, no, ruotano. Adesso non so che succederà col commissario, insomma, se continuate a ruotare, ogni tanto c'è uno che prende l'incarico di rappresentare tutti i municipi. Nella fattispecie è Torquati ancora, no? Sì. Il presidente Torquati dice: sul sociale, se non viene approvata una variazione di bilancio, quindi quello che riguarda il prossimo anno, non potremo, leggo testualmente, provvedere all'assistenza dei disabili, a quella dei bambini disabili, delle scuole e la retta per i minori nelle case famiglia. Sì, allora. Cioè, dice qualcosa insomma, che fa tremare bene i polsi, no? Sì, allora dividiamo innanzitutto, Torquati si fa promotore di una situazione che è cittadina, quindi diciamo che riguarda un po' tutti i municipi, tant'è che questa affermazione è vera se si guarda la città, poi con differenze nei singoli municipi. Io intanto ci tengo da subito in qualche modo a tranquillizzare i cittadini che nel nostro municipio la situazione è migliore rispetto a quella che c'è nella media cittadina, nel senso che noi riusciamo sicuramente a garantire tutti i servizi fino a fine anno. L'ultima riunione l'abbiamo fatta ieri, il nostro direttore del municipio è andato dal commissario straordinario appunto per verificare le ultime coperture di fine mese di dicembre e ci sono, quindi per quanto riguarda dicembre 2015 riusciamo a garantire tutti i servizi ed andare avanti. Per quanto riguarda gennaio, noi nel Municipio 5 stiamo procedendo con la pubblicazione di tutti i bandi per quanto riguarda i servizi che noi eroghiamo. Questo significa che ci saranno appunto delle gare pubbliche aperte a tutti quelli che vorranno partecipare tutte fatte secondo la delibera fatta da Sabella appunto per la massima trasparenza della competizione nella gara appunto della gara d'appalto e questo qui ci permette di garantire i servizi per tutto il 2016. Per quanto riguarda un problema di coperture, noi abbiamo a oggi, quindi stato dei fatti, una totale tranquillità di coprire tutti i servizi per l'anno 2016 fino al 30 novembre. Nell'ultimo mese abbiamo delle ipotesi di copertura che dovremo verificare a breve, sicuramente durante la discussione con il commissario del bilancio previsionale del 2016, ma realisticamente tra le risorse che devono essere trasferite alla Regione Lazio che sono in arrivo a breve. E da un piccolo assestamento che appunto il commissario potrà fare nei prossimi giorni, noi quindi realisticamente nel Municipio 5 abbiamo una situazione stabile e che tiene in carico tutte le persone che a oggi sono seguite dall'amministrazione. Vediamo nella sede della discussione del bilancio previsionale se possiamo fare qualcosa di più, uno scorrimento delle liste d'attesa, una erogazione dei nuovi servizi, uno sviluppo innovativo che nel nostro territorio si è sempre cercato di fare. Io ci tenevo a ricordarlo, il fatto che noi abbiamo aperto servizi in un momento dove era difficile anche tenere aperti quelli che stavano in piedi, quindi noi siamo con una gestione fortunata, ma devo dire anche poi a merito di un sistema strutturato, di uffici che funzionano. Diciamo, da un punto di vista sulle attività sociali è un territorio maturo, abbiamo aperto dei servizi, diciamo, ci tengo a citarne due, non fare tutto l'elenco che è noioso per i telespettatori, però due sono importanti, che uno è una casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza, perché molte volte quando appunto ci sono purtroppo
degli episodi di violenza domestica, dove uno dei motivi principali per la quale non vengono denunciati è che la vittima, la donna, la moglie in questione non sa dove andare. Certo. Quindi noi abbiamo messo a disposizione uno spazio di semiautonomia dove di fatto si sta in autonomia, cioè soli, indipendenti, in semiautonomia, perché a seguito della violenza c'è un assistente sociale del municipio, sì, che segue il progetto, vede lo sviluppo, segue le difficoltà, quindi semiautonomia perché non si è abbandonati, l'istituzione, certo, è presente. Ma l'iter è farraginoso, ma... come al solito quando si parla No, l'iter non è farraginoso, perché è completamente innestato nel sistema della violenza di genere, regione, provincia e municipio. C'è una collaborazione ampia dove appunto questi servizi funzionano e c'è anche una rotazione ampia di partecipazione, appunto proprio per dare spazio a più donne possibili di partecipare a questo servizio. Prego, l'altro prego. Lo accenniamo solo, però è importante, è per lo sviluppo dell'autonomia dei diversamente abili, cioè molti ragazzi non riescono a fare un percorso appunto di autonomia solo a carico delle loro famiglie, e allora noi abbiamo messo un alloggio, sì, sempre del municipio, sempre seguito con i nostri assistenti sociali, che dove si fanno piccoli e grandi percorsi di autonomia, dove si impara dal banale riscaldarsi un pasto, a cucinarlo, a vivere. Quante soli. Persone in grado di ospitare questa sono struttura? In grado di ospitare 3 persone a rotazione, perché l'autonomia non si inventa, si costruisce. Quindi prima un giorno, poi 3 giorni, poi una settimana, poi un mese, poi più mesi. E questo tutto seguito da appunto da assistenti sociali, personale qualificato, appunto dal nostro municipio. Grazie, salutiamo il presidente Andrea Catarci, presidente dell'ottavo municipio, che è qui con noi, ci ha raggiunto in studio. Grazie. Buongiorno. Per essere in studio qui con noi. Dobbiamo immediatamente aprire alle telefonate, che come sempre la fanno da padrone in questa trasmissione di Ivano Selli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i presenti. Sto Enzo, io telefono molto spesso. Meno male, oggi c'ho il mio assessore che parla del quinto municipio. Volevo andare all'assessore, ma di chi è il compito di riparare le strade, che sono tutte sfasciate, marciapiedi, è un dramma. E di chi è il compito di mettermi le strisce blu sotto casa, che io non c'ho, e che il mio vicino, quando vado a trovare vicino a Sesto, tipo Piazza Bologna, mi trovo le strisce e devo pagare per il parcheggio? Di chi è il responsabile? Cioè, chi si può domandare di fare queste pezzettrici a pagamento per tutta Roma indistintamente? Così non ci sono né figli né figliastri, e il comune rientrerebbe pure un po' di soldi. Se mi sapete dare una spiegazione sarei molto contento. Grazie, grazie a lei, buongiorno. Assessore. Allora, le strisce blu si possono mettere appunto gli spazi di parcheggio a pagamento nelle zone dove la delibera del Consiglio Comunale preveda che appunto di istituirle. Nel nostro municipio non c'è nessuna area che ricade appunto nei parcheggi a pagamento. Io in assoluto sono sempre molto favorevole appunto affinché chi occupi uno spazio pubblico, sia per qualsiasi tipo di attività, anche quella per il posteggio di un veicolo, paghi. Dopodiché nella discussione cittadina si è deciso di provvedere a questi istituire queste zone parcheggio a pagamento prevalentemente nell'area del centro storico o nelle aree comunque più frequentate, dove è più importante garantire un principio di rotazione più rapido ed efficace. Diciamo, sarà uno dei temi nel quale ragionare nel futuro. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, per il quinto municipio vorrei fare un appello. Sì. Non è successo a me. Questa mattina si è presentata una donna, sì, alla porta di una persona, la spingeva dentro e diceva che doveva verificare l'acqua, perché lei era la persona che stava a servizio della signora sopra,
e c'aveva una perdita questa signora. Dice, senta, dice, mi ha telefonato, sta arrivando. E questa persona poi è grande, dice, ma a me non mi ha detto niente, dice, io non lo so. Dice, viene la signora, dice, ma sta arrivando, dice, mi faccia entrare. Ma per carità, no, esca fuori di casa mia, dice, io non faccio entrare nessuno. E l'ha mandata via. Signora, da che zona di Roma sta chiamando lei? Da Quarticciolo. Quarticciolo. Capito? Sì. Sono case Ater, case. Sì, Quarticciolo. Mi chiede Fabrizio Mastrolusato, sono case dell'Ater, signora? No, del comune. Del comune, vabbè. Cambia nome. Okay. No, perché... Bene, le risponde subito il presidente Catarci. Grazie, signora, per il collegamento. Presidente, a lei. Questo quesito è abbastanza particolare della signora. Sì, insomma... Dentro casa non si fa entrare nessuno, nella porta chiusa, non so adesso la situazione, è evidente che la signora probabilmente dava per scontate una serie di cose che noi non possiamo sapere, un controllo, quando si fa un controllo le persone si qualificano. Ecco, no? Appunto, insomma, prima di qui di... c'è il Mastro Rosato che è esperto proprio di case popolari di Ader. Quando si parla di Ader è la memoria. No, è il caso, del Comune di Roma, quindi adesso intanto il quesito è... Ma chi gestisce la manutenzione dopo l'uscita dalla Romeo? La nuova società? No. Il dipartimento? Domando. Perché in questo caso è sicuramente il proprietario di casa che dovrebbe intervenire, quindi certo. Il comune che è il dipartimento che deve intervenire. Certo, nelle more deve indicare il dipartimento chi lo fa, il dipartimento non ha di sicuro le competenze in proprio, però deve indicare il soggetto che lo fa in via provvisoria. E quindi è un consiglio di dire alla signora di rivolgersi al dipartimento comunale, passando pure per il municipio, tanto se il municipio sta qua adesso penso che lo possa fare. Allora, sentiamo ancora i telespettatori, pronto? Buongiorno. Pronto? 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 Sì, salve signora. Buonasera, io mi chiamo... Mi sente? Sì, assolutamente. Buonasera. Sì, abbassi il televisore in casa, sì, altrimenti sì. Dà un po' fastidio a noi che siamo in Allora, buonasera di nuovo. Io mi chiamo Stefania e chiamo sempre, il signor Selli mi conosce. Siccome ho visto che c'è uno, non so chi è, per fatto del RIS sociale, volevo sapere se speriamo che con questo nuovo amministratore che è venuto... si fa qualcosa per il sociale, perché io sono 2 anni che faccio la domanda al municipio per avere, e ho tutti i diritti perché ho un ISE di 2.800 euro l'anno e avrei diritto a qualcosa con un marito invalido, e ogni volta che vado al municipio mi dicono che non ci sono, io faccio sempre la domanda, lei mi deve spiegare perché non fanno più niente per il sociale. Io vorrei sapere solamente questo, perché è impossibile, stiamo diventando uno più povero dell'altro, ma io poi con un ISE di 2.800 euro, perché non ho diritto a niente, perché non ho un minore? Ma io e mio marito ha 58 anni, è invalido, lui ha i contributi, però per la legge Fornero non può andare in pensione, ma io posso campare con 270 euro di invalidità al mese, fate qualcosa per il sociale, io partengo al quinto municipio. Sono arrivata al punto che vado tutte le settimane e mi dicono che non ci sono i soldi. Ok, grazie signora. Risponde subito Alessandro questo Rosi, che posso... questa telefonata, mi scusi, mi sembra un po' in contraddizione con l'Isola Felice che lei ci ha descritto 2 secondi fa. Allora, la verità è che l'amministrazione comunale ha un'enorme mole di cittadini che chiedono aiuto e sostegno. Per i nostri regolamenti, quelli fatti dal Consiglio Comunale, senza dubbio è ben chiara a chi va data la priorità, cioè agli anziani e ai bambini, ai minori, alle famiglie quindi con minori, e per cui gli adulti tra 18 e 60 anni che appunto non stanno quindi in una fascia di minor tutela da parte dell'amministrazione comunale, stanno in una coda quando c'è la possibilità di intervento, per cui con le risorse disponibili di una persona invalida, perciò rientra in un altro tipo di fascia. In base ai livelli, sì, perché quando c'è una disabilità allora non vale la questione appunto dell'età, perché c'è il... Però scusa, c'è... Alessandro, qui rientriamo, siccome la signora non è la prima volta che chiama, si è rivolta agli assistenti sociali, e rispetto alla decisione dell'assistenza sociale c'è una vecchia battaglia di vano,
Che dice, ma è possibile che questa decisione spetti solo e unicamente all'assistenza sociale? E tu che sei il politico, no, che poi hai il referente, il cittadino, sì, non c'entri niente. Non sarebbe il caso di cambiare... No? Ne abbiamo parlato tante volte. La legge Bassanini appunto ha previsto una separazione totale della parte politica di indirizzo e di controllo dalla parte gestionale fatta dai dirigenti, dai dirigenti pubblici. Su questo noi è un'attenzione che noi dobbiamo attenerci. Quindi appunto io il discorso che ho fatto prima era sugli atti di indirizzo che noi abbiamo fatto e il controllo di un rispetto delle regole. Dopodiché gli atti gestionali, la scelta viene fatta dai dirigenti, prese le relazioni delle ASL sull'invalidità, sulle disabilità, valutate le condizioni familiari, e questa è una scelta gestionale dove la legge dice ben chiara che la politica non deve più entrare. Su questo noi non possiamo far altro che attenerci strettamente. Presidente Catarci, a questo proposito cosa risponde? Che il sistema dei servizi sociali o ci si rimette mano seriamente anche in questa parte qua, oppure così non funziona. Ma non funziona perché il Comune di Roma in particolare, poi forse in altre città più piccole la situazione è diversa, però ripropone pedissequamente da decenni un sistema di offerta che è diverso ormai dalla domanda. Questo è un pezzo, ma pensiamo a tutte le questioni sulle nuove, i nuovi quesiti legati alla domanda di povertà crescente, no? Che non riguarda più solo il pezzetto parziale, no? Particolare, limitato di persone. Ormai c'è un problema che, con dei numeri eclatanti che riguardano pezzi di ceto medio che non è più ceto medio. Certo. Allora, il problema qual è? Che dobbiamo fare una grande sfida, riplasmare tutto il sistema dei servizi rispetto alla domanda, certo, non rispetto a quello che l'amministrazione è capace di fare, certo, perché qui il problema è che si fanno sempre le stesse cose perché siamo capaci di fare quello, certo, perché abbiamo quelle figure professionali e perché non si vuole cercare, certo, è come quello che si è perso le chiavi di casa, certo, le cerca sempre allo stesso posto e gli dicono... Ma perché le cerchi sempre lì? E lui gli risponde perché qui c'è la lampadina che illumina e non si allontana mai, ma le chiavi stanno dall'altra parte probabilmente. Certo che è una grande questione, perché sì, Roma è Roma, no? In questi giorni c'è stato qualcuno che si è lanciato in affermazioni e bipolarismi folli, no? Roma e Milano, Milano è la capitale morale, Milano qua, Milano là. Milano sono 121 km quadrati e Roma sono 1300. Allora, Roma contiene nel suo territorio le 9 maggiori città italiane, tutte e 9 le prendiamo, da Pisa e Catania fino a Milano e Napoli, le mettiamo insieme e fanno Roma, che ha un territorio più esteso pure di New York. Allora, di che parliamo? Roma, certo, è questa complessità qua, però alcune sfide le dobbiamo fare per forza, e fa ridere volerle fare adesso a tempo scaduto per un'amministrazione politica e in una fase di sospensione democratica che si va verso un'altra cosa, no? Perché adesso le dovrà fare la prossima amministrazione che vincerà le elezioni, le scelte strategiche. Il commissario dovrà fare buona amministrazione, dovrà cercare di migliorare la vivibilità urbana, cercare di fare in modo che gli autobus passano, che gli alberi vengono potati, che le strade vengono pulite e via dicendo. Non è che potrà decidere come riformiamo il sistema dei servizi sociali, ma chi vince le elezioni il giorno dopo deve mettere all'ordine del giorno questa cosa qua, perché, certo, quel sistema lì oggi è in deficit. Assolutamente. Abbiamo altre telefonate. Pronto, buongiorno. Pronto? 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 Ci dica, eccoci qua. Pronto? Sì, la sentiamo. Senta, io dovrei fare una domanda al dottor Mastro Rosato. Sì. È una a Catarci. Senta, dottor Mastro Rosato, io sono sempre quello del fatto del campo di Tormarancio. Lei ci avvicino, il campo di Tormarancio. Tormarancio. Sì, vuole carlo. Io la vedo. Sì. Lei ha preso un impegno con me, mi faceva sapere qualcosa. Siccome, mi perdoni, siccome conosco bene Selli, io la domanda la devo fare a lui. Guarda, sta qua. Sta qua, la... stava poco bene. Ascolta, sta qua, sì, ho capito. Ivano, sta qua, ti sta sentendo. Facci finire, se mi fa finire mi fa scordare dopo. Prego. C'è Catarci qui davanti a lei. Io conosco benissimo Catarci, perché Catarci c'ha pure il contenzioso qua davanti al Mappamondo, la scuola che è stata, che avete distrutto, che non c'è sta più. Ci stanno i cespugli, ci stanno i sorci che sono grossi come gatti. Ma questa è un'altra cosa. Lei ci deve far capire.
noi di Tormarancio che avevamo due campi, l'Omi e il Tormarancio. A Tormarancio ci hanno fatto, ci mettono le macchine dentro, al campo dell'Omi non ci fanno giocare. Lei dovrebbe spiegare, soprattutto a Selli, perché noi del quartiere non possiamo prendere quel campo, e lei gli deve dire se ce l'hanno in gestione oppure padronale. Questo vogliono sapere, siamo a Saluzzato che dottor Selli, che io conosco benissimo, a suo tempo quando veniva a giocare col Belletri al campo d'Ormaraccio, adesso che stanno le macchine, lei glielo deve spiegare se è in affitto o è comprato sto campo. Almeno lo sappiamo pure noi, perché non possiamo andare a giocare 30 km sulla Portuense, noi che siamo del quartiere. E questo è il discorso. Adesso il sindaco deve dare la risposta, la ringrazio a tutte e due. Grazie, grazie a lei, presidente. Purtroppo ha ragione il signore. Ormai si fanno impianti comunali, da qualche decennio direi, in cui il comune dà i terreni. Gli investimenti sono tutti privati e poi la gestione praticamente è quasi del tutto privata. Nella convenzione dell'affitto dovresti prevedere, esatto, alcune cose. Se non le hai previste, il risultato è questo. Sono in tre volte si è riformato il regolamento degli impianti sportivi comunali. Tre volte abbiamo messo come proposta dal municipio, anche per questo caso qui, non solo, ma anche per questo caso qui che è stato eclatante, l'obbligo di ospitare almeno una squadra del territorio da parte di chi ha un campo comunale. E purtroppo ogni volta questa cosa non passa, perché quando va all'attenzione dell'amministrazione comunale questo sembra uno sgarbo, un obbligo eccessivo rispetto ai detentori di impianti. Per di più c'è un'altra tendenza che è ancora peggiore, che i campi sportivi, i campi di calcio, li tolgono proprio, perché sono la cosa più antieconomica che ha chi detiene un impianto. Gli conviene fare due campi di calcetto, un campo di tennis, il parcheggio, no, come in quel caso, e purtroppo spesse volte il Comune di Roma firma le varianti. Allora, è evidente anche qui che serve una diversa attenzione alla dimensione popolare. Poi nascono tante squadre di calcio, almeno qui da noi. A Garbatella ce ne stanno tre in questo momento di squadre che fanno la prima categoria, che fanno a Tormarancia ce n'è una importante che veniva ricordata, ce ne stanno altre due a San Paolo, insomma ce ne stanno tante. È un elemento fondamentale lo sport dilettantistico, è un grande elemento di coesione sociale dei quartieri, e che non si trovino più i campi e si debbano vedere società che nascono e falliscono per pagare l'affitto di campi che per di più stanno anche lontani è una stortura, perché questo è il municipio con più impianti sportivi comunali, pochi campi di calcio ormai, ma campi, impianti comunali ce ne stanno ancora tanti. Allora bisogna riuscire a rifare il pubblico. Purtroppo in questi anni il pubblico ha fatto di tutto per farsi mettere i piedi sulla testa. Ecco, nel frattempo ci ha raggiunto il direttore Vanuselli, che penso abbia qualcosa da dire su questo argomento. Perché io purtroppo sono malato, sono ancora in trasmissione, ce la metto tutta, malgrado sia con la febbre, ma il cittadino ha perfettamente ragione. Io però ho risposto, perché lo ha ricordato Cadarci, è stato assegnato a questa società che ci fa il comodo suo, e questa è la vergogna. Ma non solo, ma proprio questa mattina, lui conosce molto bene, io conosco tutti a Tormarancio, perché la squadra mia, quando io avevo no il Belletri, il testaccio, giocavamo a quel campo lì, a Tormarancio, e i giocatori erano tutti di Tormarancio. Non è che gli posso ricordare qualche nome a lui, ma stamattina mi ha accompagnato Giancarlo Altanzi, che lui conosce perfettamente, e ho visto quello schifo del campo davanti alla chiesa di Piazza Caduti della Montagnola. Là sono nati i giocatori della Roma. Io mi ricordo da De Rossi a Chirico, a Bartolomei, sono a Di Bartolomei, sono nati lì, e vedere la speculazione che è stata fatta in un'epoca dove non coinvolgeva Cadarci, perché sappiamo la storia di quei campi dove devono essere i campi sportivi,
e chi ha gestito i campi sportivi Catarci, lo sappiamo, ma questo è quello che chiedono i cittadini di quel quartiere. Di quel quartiere sono loro i padroni, sono loro i padroni. Io ieri, anche ieri, a Iuri Lombetti, gli ho parlato del campo del Saggio, che fine ha fatto. La disattenzione, io quando ho fatto il mestiere a pieno, dicevo che l'unica maniera per portare lontano la droga dai quartieri era aprire palestre e campi di calcio. È chiaro che non si può pretendere dai comuni il pagamento di cifre iperboliche perché mettono il sociale in condizione di confrontarsi con il privato che fa un investimento, perché tu lo sai, l'OMI, il famoso campo dell'OMI, sai tutta la storia, Catarci, tu eri bambino, quindi il cittadino. Terzo impianto sportivo di Roma, dopo gli stadi. Ti sto dicendo, era della Sigma Tau, la ricordiamo, purtroppo ha superato qualche annetto, sono nati barba di giocatori là, e l'immobilismo purtroppo, ma non dell'amministrazione centrale. Io sono stato costretto per rispondere al cittadino che mi ha chiamato in causa, ma io ho dato la risposta e non gli posso fare niente. Non posso fare i nomi di chi nel passato ha speculato sulle aree sportive di quel municipio. Catarci riconosce, non è che glielo devo ricordare chi ha speculato, chi ci ha fatto le campagne elettorali. Vi prego, siete gente che sa, e io ci ho provato. Oggi ho detto, dico a Catarci e a Rosi, è un'occasione per cambiare le cose, è un'occasione per cambiare le cose. È arrivato un signore che fa tutto lui. Tronca. Volo alto perché ormai fa tutto quanto lui, se sta bene così, se non fa quello che gli pare. Intanto è un riferimento più toscano, diciamo. Sì, ho capito. Adesso l'ha toccato Catarci il problema. Adesso ci vengono i milanesi a spiegarci che non vedono manca la cappella dalla chiesa perché c'è una nebbia, al cervello ci vengono a spiegare tutto quanto, perché adesso è il modello Milano, è il modello Milano. Ma di che parlano? Ho detto Milano, il modello Milano ci ha dato anche Milano 2, con le speculazioni che sono state fatte a Milano 2. Oppure io lo devo ricordare a qualche milanese, o la situazione che abbiamo noi a Roma. Allora, è possibile che tutti i romani sono tutti imbecilli? Ci abbiamo bisogno che ci vengano a spiegare tutto quanto? È stato un fallimento della politica, ma questi sono giovani, tutti e due, li vedi? I presidenti di municipio sono dei pischelli, direbbero a Roma. Allora, dimostrate che ci avete qualcosa. Chiedete, lo dovete imporre. Adesso Causi, che ha scoperto l'America, sta dicendo che forse bisognerebbe dare più autonomia ai comuni, che vanno fatti i comuni, i municipi comuni. Ragazzi, sì, ma quello è fumo, però, perché dirlo adesso è fumo negli occhi. Ho capito. No? Perché prima ha scelto la via prefettizia. Certo, certo. E poi adesso parla di riforma, perché almeno cambia tavolo da gioco. Sì, ho capito. Ma qua se pensiamo a quanti cambiano da gioco. Stamattina io mentre venivo... No, ma perché è un'ovvietà che serve quello, no? Lo sapevamo il governo dove Causi ha dato un contributo, la legge del Rio. Dobbiamo dire fuori qualche sentenza. Va in senso inverso, no? Dobbiamo dire fuori qualche sentenza. Tutto Ormanancio,
sulla battaglia che ha fatto te, sulle compensazioni a Catarci. Su Grotta Perfetta. Io sono di Roma, vabbè, in tutti i modi, io la faccio la battaglia, però voi siete giovani, fatela per gli impianti sportivi, ma che devono essere dati gratuitamente ai municipi. No, alle squadre, alle squadre di quartiere, ma noi neanche ci dobbiamo passare. Io dico, no, non è che voi... Noi dobbiamo dirgli che è di quartiere, noi dobbiamo dire sì, è una squadra di quartiere. Esatto. Hai capito? Ma lì magari... Il problema sarebbe se inserita la convenzione obbligatoria. Ma che c'è fatto il commercio, Fabrizio? Non me... Lo so bene. Non è state... ma... C'è stato fatto un commercio, lo so su quale area sportiva, no? Lo so benissimo. Dai, conosciamo i nomi e i cognomi, no? Però... conosciamo i nomi e i cognomi. Sono d'accordo. Ci sono andate telefonate. Purtroppo io mi devo muovere perché purtroppo ho la febbre, oltretutto. E quindi mi devo assentare, però... ho voluto io Catarci, ho affrontato dei problemi oggi, l'ho stratificato, ho detto devo venire per forza per affrontare questi problemi dei municipi, perché oggi dobbiamo affidarci ai municipi con un decentramento serio che va affrontato a livello legislativo, lo sto dicendo da una vita. Prendiamo due telefonate, Roberta, poi manda i servizi che hai realizzato. Va bene, ok, allora sentiamo gli altri telespettatori. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Eccoci. Pronto, buongiorno. Volevo fare una domanda a Catarci. Prego. Andrea, scusami, io ti conosco molto bene a te come tu conosci a me. Ti voglio dire che su via Tormarancio, Biagno Felice a Tormarancio, gli alberi stanno tutti cadendo. Se vanno sulle macchine, chi paga a noi i danni? È una. Poi ti voglio chiedere un'altra cosa. Siccome che tanto qui non si viene più, sono 4 mesi che non vengono più a pulire l'occhi delle scale, del late, noi siamo in mezzo alla cacca, con topi che ci passano sotto le finestre e via discorrendo. Ma come si fa che nessuno più si può picciare per fare la pulizia e tagliare gli alberi dentro i lotti? Grazie signora, grazie. Grazie. Mandiamo l'altra telefonata, poi le risposte, poi abbiamo un servizio... relativo al presidente Nicola Zingaretti. Di questa mattina c'è stato un incontro per uno stanziamento importante, fondi dall'Europa per creare nuove possibilità di lavoro, ma sentiamo l'altro telespettatore. Pronto? Buonasera dottoressa, sono la signora che ha chiamato prima, sì. Stefania, che lei ha risposto che gli invalidi hanno precedenza. Sì. Io ho portato tutta la documentazione al municipio di tutte le patologie che ha mio marito. Mio marito fa 6 insulina al giorno, sì, a 58 anni, ha perso un occhio per diabete, gli manca un rene, gli manca la milza e non ci sente, le protesi all'orecchio, tutto questo che gli devo portare. No, assolutamente. No, mica per niente, volevo rispondere al signore che c'è accanto, che vengono prima gli anziani, i bambini, ma mio marito è in bagno. No. Signora, lei ha ragione, c'è stato un'incomprensione, adesso le spiegherà subito Alessandro Rosi, perché... Un conto è quello che dice la legge, un conto è l'umanità e un conto quello che è possibile fare per poi risolvere le situazioni. L'impegno è da parte di tutte e due, come lei sta sentendo, perché viviamo una situazione drammatica in questo ultimo anno per le continue crisi che abbiamo avuto con il sindaco e varie, è notorio, lo leggete in tutti i giornali, però sicuramente il sociale ha la predominanza fra i problemi da risolvere nella nostra città. Grazie, le risponde subito Alessandro Rosi. A lei la sì, specifica? No, io non... Evidentemente non ci siamo capiti. Allora, noi per quanto riguarda gli aspetti sanitari e delle disabilità, la competenza di quella roba è della ASL, appunto, per quanto riguarda la parte medica e appunto di terapia, di cura, e sono servizi che l'ASL e il municipio fanno in modo coordinato, cioè gli assistenti sociali sono in contatto, si comunicano le cose, sanno quello che fa uno e quello che fa l'altro. In questo, i servizi quindi che eroga il municipio, che riguardano la sfera della socialità, cioè sì, quindi è l'autonomia, il poter appunto alzarsi dal letto la mattina, chi non ce la fa, non è autonomo, non ha un tessuto familiare che gli sta vicino, oppure altri servizi di assistenza alla persona, vengono erogati sulla base delle graduatorie, delle liste di attesa che appunto
vengono elaborate. Anche dei contributi? Su, per quanto riguarda i contributi, di fatto i contributi per economici è un servizio che l'amministrazione tende nel tempo a ridurre o a non fare, ma bensì invece che dare risorse, dare servizi. Per cui se per coprire la necessità, non il sussidio economico, quindi di fatto i comuni non lo erogano più, erogano servizi. Senta, e quindi Rosi, quello noi possiamo capito, fare. Certo, ecco, onorevole Rosi, finita la trasmissione, possiamo chiedere un impegno? Senza dubbio. Ecco, di entrare, senza la dubbio. Signora lascerà senza il telefono dubbio. Alla redazione. Questo senza dubbio. In maniera tale che cercherà di darle una mano per snellire, diciamo, questa procedura e vedere cosa è possibile fare. Così dato vediamo che anche diamo, nel dettaglio ecco, dato le necessità e le che lei ha sicuramente ragione e sicuramente necessita di questo aiuto. Perciò ci sentiamo subito dopo la fine della trasmissione, la metteremo in contatto con l'onorevole Rosi che ha preso un impegno qui in diretta senza con dubbio. Noi. Allora, una risposta per quanto riguarda l'altro telespettatore, poi abbiamo altre telefonate e poi il servizio da mandare. Sì, signora, via Agno Felice ha bisogno delle potature, a via Marco e Marcelliano che sta a fianco e a via Casal de Merode vanno rimessi gli alberi che sono stati tolti, a via Valeria Rufina stessa cosa, anche con pezzi di marciapiede messo male come a via Lodescalchi, e se attraversiamo la Cristoforo Colombo non migliora, via Alessandro Severo, via Costantino, via Leonardo da Vinci, ci stanno a fare le potature ovunque, a via di Villa di Lucina è caduto un albero, dall'altra parte a Roma 70 idem, sopra piazza. Allora su questa dimensione siamo da sempre in pressing sul Comune di Roma. Le potature le fa l'assessorato all'ambiente tramite il servizio giardini. Se purtroppo i tempi sono questi, noi ce ne strilliamo ecco, tanto. Ve ne prendete carico e sollecitate la situazione. Allora, perché ieri nell'ultima lettera... È assurdo leggere persone che muoiono perché cadono degli alberi che sono da tempo in condizioni pessime. Ieri ecco, nella questo prima non deve lettera ripetersi. Inviata al nuovo commissario Tronca, che ha scritto ai direttori, ma in realtà almeno da me gli ho risposto io, perché ho preferito rispondere io insieme al mio direttore, gli abbiamo indicato 15 priorità. Tra queste ci saranno la potature di una serie lunghissima. Cioè quella parte politica, allora, presidente. Questa mattina era previsto l'incontro con i direttori, qualcuno di noi ha anche gridato, io ho mandato anche un comunicato questa mattina, che nei municipi ci stanno anche i rappresentanti politici, volevo dire al commissario, forse non lo sapeva, e quindi pare che oggi è stato rinviato l'incontro con i direttori, mi ha avvisato il mio direttore dicendomi che l'incontro è stato rinviato per farlo insieme anche ai presidenti. E mi sembra che altrimenti si partirà. Perciò cioè quello che ha messo sbagliato per iscritto, lei lo solleciterà ancora di persona. Ho messo per iscritto momento, 15 certo. questioni, tra cui la potatura, la potatura di una serie è una di delle vie, priorità. La potatura, i marciapiedi. Ecco, questo ci conforta scassati, perché... cioè, le priorità sono certo, tantissime, certo. Alcune specifiche, altre però più però la generali. Sicurezza del cittadino verde, è prioritaria. Sì, abbiamo a Viale Odescalchi, a fianco a Via Agno Felice, tanto per parlare con la signora, abbiamo un attraversamento per disabili, per non vedenti in particolare, che abbiamo riparato decine di volte, ma che sta di nuovo in condizioni allucinanti. Lo dobbiamo fare subito, no? Non possiamo permettere che all'uscita del Sant'Alessio, l'Istituto per i Ciechi, certo. ci sia un pezzo di percorso tattile che non funziona. Ecco, queste cose sono urgentissime, dobbiamo fare subito, il commissario ci deve aiutare, perché altrimenti in Campidoglio non si sa più con chi parlare. Grazie Catarci. Allora, altri telespettatori, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno, io volevo fare una domanda al presidente Catarci, io chiamo da Via del Commercio, noi abbiamo un problema grossissimo, tutti i tombini chiusi, le caditoie dell'acqua, oggi ha piovuto 5 minuti, è tutto allagato, a chi possiamo rivolgerci per chiedere che vengano ripristinate queste caditoie? Addirittura in una si vede benissimo che c'è nato un albero dentro. Grazie signora. Mandiamo subito un controllo, signora. Purtroppo le caditoie a Roma sì, allo stesso. Mandiamo subito una verifica degli uffici tecnici. Grazie, andiamo con l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Pronto, buonasera. Buonasera. Io volevo dire, no, che a via Gian Giacomo, di fronte al campo dell'Omi, ci abitava Malerba e stava quasi sempre là. Però quello era terra di nessuno, perché Tormaraggio, quel campo si è tirato su da solo. Avete capito? E quel campo aspetta Tormaraggio, aspetta, perché sono fatto tutto loro. E un'altra cosa. Prego. La
assessore al bilancio, ma per le scuole che cosa avete fatto? Che ci sono i bambini, devono avere le medicine, mettete un infermiere, un primo soccorso e poi un'assistenza quando escono dalle scuole, che le mamme non li vedono, i bambini scappano. Grazie, buonasera. Grazie a lei, buongiorno. Vuole rispondere, Rosy? Sì, ci finirono fatti i nonni vigili proprio per rispondere sì. alla signora. Quello là era un progetto del dipartimento che non è stato rinnovato da qualche anno, sì. Per poche decine di centesimi di euro. È una follia. Sì. Una follia no, che non è stato rinnovato perché il rapporto tra il servizio reso e i soldi spesi era eccezionalmente positivo, no? Non gli si dava niente, si dava un buono pasto. Costava una pettorina da dare ai facevano nonni. Un servizio primario fuori dalle scuole. Però purtroppo queste sono state alcune delle cose poco comprensibili delle scelte fatte, perché veramente non si sa chi si dava fastidio con quel progetto. Sembra che stai all'opposizione da quel barrio. Allora, sono sempre stato, però alla fine ho anche difeso Marino. No? Allora, se siamo pronti dalla regia, possiamo mandare il servizio realizzato questa mattina, presentati questi due nuovi bandi dalla regione per l'efficientamento energetico. Il servizio. Presentati i due nuovi bandi della regione per l'efficientamento energetico, destinati a imprese, comprese le attività commerciali artigiane ed enti locali, con un finanziamento complessivo di oltre 28 milioni di euro di fondi europei, illustrati inoltre i risultati dei bandi analoghi pubblicati due anni fa. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato i due nuovi strumenti messi a punto per promuovere l'efficientamento energetico. Si tratta del bando Smart Energy Fund, dedicato alle imprese, e della COL, destinata a sostenere l'efficienza energetica degli edifici pubblici. In tutto a disposizione oltre 28 milioni di euro di fondi europei. All'evento erano presenti gli assessori regionali allo sviluppo economico e attività produttive Guido Fabiani e alle infrastrutture politiche, abitative e ambiente Fabio Refrigeri. Ai nostri microfoni il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Presidente, presentati oggi due bandi per l'efficientamento energetico. Destinati a chi e di quale importo si tratta? Perché è consistente. Sì, oggi è una giornata importante perché destiniamo 28 milioni di euro per l'efficientamento energetico rivolto a due grandi attori. Il primo per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese. Questo significa che una piccola impresa, un ristorante, un bar, un artigiano, un commerciante che vuole ristrutturare il proprio negozio guardando all'efficientamento energetico potrà avere queste risorse che il Lazio mette a disposizione grazie all'Europa. E quindi faccio un appello ai commercianti, a tutti coloro che sono produttori e che vogliono in qualche modo utilizzare il bando, di andare sui nostri siti per partecipare al bando, rivolto in questo caso alle imprese. Il secondo bando invece riguarda gli edifici pubblici. Già l'anno scorso abbiamo aperto oltre 100 cantieri, ad esempio nelle scuole o in altri edifici pubblici, per coinventare l'ambiente, rifare i vetri, il riscaldamento, coinventare i muri. In questo caso rinnoviamo il bando e questo permetterà di ristrutturare scuole, asili nido, edifici pubblici, università, luoghi della solidarietà. Anche qui all'insegna dell'efficientamento energetico. Sono bandi importanti perché migliorano la qualità della vita, ma soprattutto introducono per lo Stato forme virtuose di risparmio. Un ambiente in regola con l'efficientamento energetico spenderà di meno per l'energia ed è uno di quei casi della spending review che ci piace. Spendiamo meglio, ma viviamo meglio e miglioriamo la qualità del servizio. Quindi dimostriamo che attraverso gli investimenti si taglia non la quantità della spesa pubblica, ma si cambia la qualità della spesa pubblica, che è la grande sfida della modernità che noi vogliamo lanciare. Questo creerà nuove opportunità di lavoro? Non c'è dubbio che mettere in campo 30 circa milioni di euro per l'efficientamento energetico fa scattare, penso ai commercianti, ai bar, ai ristoranti che ristruttureranno i locali, poi un processo di aumento e apertura di tanti piccoli cantieri edili. Quindi questo creerà lavoro e creerà lavoro proprio per quelle piccole e medie imprese costruttori, di muratori della nostra regione, che sono quelli che di più hanno pagato la crisi di questi anni. Quindi ha una doppia valenza il bandi, quella, ripeto, di dare un'opportunità al mondo economico che cambierà
e dare un'opportunità a chi questi lavori le farà, che sicuramente porterà a nuovi lavoro e a una nuova distribuzione della ricchezza. Tra l'altro la Regione Lazio si sta distinguendo, una delle poche in Italia ad entrare in rapporto veramente con l'Europa. Io sono molto contento di aver iniziato a vincere due importanti sfide. La prima, della vecchia programmazione europea, siamo impegnati a non rimandare neanche un centesimo a Bruxelles. Si è chiusa nel 2013, stiamo rendicontando le spese, ma sono molto ottimista e fiducioso che quanto abbiamo fatto ci permetterà di dire che abbiamo speso tutto. Seconda grande obiettivo, per ora raggiunto, ora dobbiamo iniziare. Noi siamo stati tra le prime 10 regioni italiane che hanno visto approvati da Bruxelles i programmi della nuova programmazione 14-20. Questo perché è importante, perché ad esempio oggi ci ha permesso di fare questi bandi, alcuni giorni fa sull'FSE di presentare Torno Subito per permettere a 1000 ragazzi del Lazio di andare nel mondo a lavorare. Quindi l'aver approvato in tempo da Bruxelles la nuova programmazione permette già oggi di distribuire risorse e di iniziare le politiche, di non perdere tempo e di dimostrare che c'è uno Stato innovatore che può cambiare. L'aspetto più rilevante è che noi copriamo l'intera gamma della dimensione aziendale dell'impresa. Infatti noi prevediamo di sostenere finanziamenti che vanno dai 10.000 euro al milione di euro. E questo è un elemento molto molto importante, perché tutti, effettivamente tutti, possono partecipare a questo processo di innovazione, di efficientamento che di fatto deve riguardare tutte le imprese. E su questo noi contiamo moltissimo, perciò sulla partecipazione. L'altro elemento di grande importanza è che noi ci impegniamo a snellire tutte le pratiche per far fronte alle richieste. Quindi non ci saranno lungaggini, non ci saranno moduli complicati, tutto sarà fatto nella maniera più semplice possibile, e noi ci utilizzeremo anche per la valutazione soprattutto delle più grandi, degli investimenti più grandi, anche le valutazioni delle banche che comparteciperanno. Sì, già alcuni dati sono importanti, quelli che sono stati detti oggi ci pongono come terza regione. Noi da lì abbiamo cominciato anche a costruire un percorso dentro le regole. Il piano energetico regionale, io lo ricordo sempre, non è elemento banale rispetto alle opportunità che vengono fornite. Non abbiamo solo le tipiche produzioni di energia o le riduzioni di CO2, ma abbiamo anche tanti elementi buoni per l'innovazione. Tutte quelle nuove idee termodinamico, mini idroelettrico, che portano un saldo positivo sia dal punto di vista della sostenibilità che della qualità dei consumi, io credo che siano state da noi recepite. Oggi mettiamo in campo la prima fase dei fondi dei prossimi 6 anni, che sono una continuità con quello che abbiamo fatto negli ultimi 24 mesi. L'abbiamo raccontato insieme perché c'è un filo di connessione importante, quindi siamo dentro le esperienze di un'economia differente, ormai quasi economia preponderante, perché il futuro è solo, a mio avviso, quasi tutto green, e noi abbiamo creato, credo, anche presupposti nelle azioni fatte sia sui privati che sul pubblico per far sì che questa non sia solamente, come da qualche anno fa, dei tentativi per aprire un varco, ma sia il consolidamento di un'esperienza. L'abbiamo fatto in maniera misurabile con 2 bandi a 24 mesi di distanza, uno esce oggi, simbolicamente proprio il 5 novembre, e dà grande spazio per 13 milioni e 8, l'altro 40% era 24 mesi, perché vogliamo misurarci e capire se le misure messe in campo non solo sono in qualche maniera utili, ma producono quello che è dentro le nostre finalità. Quindi fare un Lazio che sia anche, non solo nella produzione di energia, ma nella modalità di consumo di energia, una regione smart da questo punto di vista. Eccoci di nuovo in studio, una notizia che sicuramente avrà rincuorato un po' i cittadini romani anche della nostra regione Lazio, perché come si profila ci potranno essere delle opportunità di lavoro utilizzando appunto questo risparmio energetico e adeguando anche nuove strutture in tal senso. Le energie rinnovabili sono lo sprint del futuro, ed è il caso anche che la nostra regione giustamente si sia mossa per chiedere i famosi fondi all'Europa, che giacciono a volte lì nel cassetto per anni e non vengono utilizzati. Questa è un'iniziativa di tutto rispetto del nostro presidente Zingaretti. Lo sai qual è la contraddizione? Perché fammi dire una cosa, che mentre esistono delle normative che facilitano tutta quanta questo tipo di cose che diceva Zingaretti, compreso se chi fa la coibentazione per risparmiare, certo, il calore, eccetera, eccetera, e ci sono facilitazioni per quanto riguarda le imposte e le tasse che possono essere utilizzate dal privato. L'ATER non potrebbe utilizzare, cioè non c'è questo tipo di facilitazione. Ecco, siamo nel regno dell'assurdo. Mi sembra un po' una contraddizione.
Allora, Sara, una sollecitazione sì. rispetto all'AMA, ecco, cosa volevo ci racconti oggi? Discutere con il presidente, col dottor Rosi, di una richiesta fatta dal presidente del nono municipio, Santoro, che ha chiesto al Tronca, al commissario, di avere più controllo su AMA, quindi più poteri al municipio, quello che noi e quello che il dottor Sali anche con questa trasmissione richiede da sempre. Cosa ne dice? Ma intanto va fatta una specifica. Santoro è presidente di un municipio, dove quello dell'Euro è confinante col mio, dove l'AMA in questi anni ha speso un sacco di soldi. Ma dobbiamo dire proprio per dirci le cose come stanno, no? Io volevo fare il porta a porta, ottavo municipio, dal 2007 chiedevamo ufficialmente il porta a porta come modalità di raccolta differenziata per tutto il municipio. L'abbiamo fatta nel 18% del territorio, perché l'AMA ci ha detto che non si poteva fare, una serie di motivi. Al contrario, in quel municipio hanno fatto per il 90% la raccolta porta a porta. Poi ovviamente lo spazzamento l'hanno penalizzato in tutta Roma allo stesso modo, perché c'erano dei servizi che si potevano fare di meno. Questo per dire, facendo l'esempio proprio con Santoro che ha tirato fuori la questione, che intanto c'è un problema di approccio alla città, di approccio che l'AMA anche in questo tornante in cui si doveva riqualificare dopo la chiusura di Malagrotta, doveva fare la differenziata e non era tanto capace, non poteva fare assunzioni perché c'era il patto di stabilità, ha provato a riformarsi e non è che ha guardato tutto il territorio allo stesso modo. Tanti soldi sono stati spesi in alcuni territori dove si è fatto più il porta a porta e pochi dove si è continuato a fare la stradale e dove continuiamo a avere, abbiamo sì la differenziata, ma abbiamo i cassonetti nel 90% delle nostre strade. Prima cosa che andrebbe rimessa a regime, perché a noi era stato promesso che dopo la stradale passavamo anche noi al porta a porta. Quindi la priorità dovrebbe essere questa, rimettere in linea l'asse cittadino. Seconda questione, controllare noi l'AMA. Sì, da un certo punto di vista, ma con quali strumenti? Lo strumento per regolare i rapporti tra AMA e Comune di Roma, essendo l'AMA un'azienda municipalizzata, ma un'azienda, è il contratto. Il certo, contratto di servizio. Certo. Il coordinatore dei presidenti, se non sbaglio, hai fatto la richiesta che nei contratti di servizio, quindi AMA compresa, si facessero i subcontratti. È una cosa che si fa da un notaio, penso, con un paio di ore. Perché no? Si è vanificata questa cosa? Perché non si è voluta fare. Perché purtroppo il problema di Roma è proprio questo, che continuano a starci nicchie di potere centrale, che non vogliono vedere l'ovvietà. L'ovvietà è che un comune, giochiamo sempre un po' con i numeri, Roma-Milano, Roma sono 7 Milano. Roma-Napoli, perché Milano e Napoli poi sono la seconda e la terza città d'Italia, no? Roma-Napoli, Roma sono 11 Napoli, no, proprio il territorio sto parlando. Allora, se si continua a pensare, perché così si gestisce tanto potere, che questa roba qui la si amministra solo da un posto, dal Campidoglio, si dice una cosa che non sta né in cielo né in terra. Grazie Catarsio, andiamo avanti con le telefonate. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, ci sente? Pronto? Ci siamo? Ci sente? Pronto? Passiamo all'altra. Pronto? Buongiorno? Pronto? Sì, eccoci. Oh, perfettamente. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Una domanda per il dottor Catarci. Sì. Scusi, ho visto che l'albergo di via Costantino, quel regalo che ci ha fatto Veltroni, mi pare che ci stanno dei movimenti, purtroppo sì. E ci sono dei movimenti, vedo che stanno ripulendo l'aria e roba di questo genere, per caso ci sono novità? Altra cosa, per quanto sì. riguarda il servizio precedente, ovvero sia l'efficientazione del calore volevo far notare sommessamente che dal 1 gennaio 2016 in tutti gli appartamenti è necessario mettere le testine termo. Ah, ecco. Sì, vedo. Stava mostrando Fabrizio Mastrosato nel giornale della nostra agenzia che il problema era stato già affrontato e messo in evidenza. Perciò, come vede, non sfugge all'occhio attento del nostro direttore Ivano Selli. Volevo far notare sommessamente, per quanto riguarda il servizio precedente, che dal 1 gennaio 2016 tutti gli appartamenti devono essere dotati di caldaia fatta in una certa maniera, testine regolabili sì. e
Contatorini nei termosifoni. Sì. E qual è la domanda? Mi dite qual è la logica di mettere questi impianti anche negli appartamenti singoli dove c'è l'impianto singolo? Sì. L'impianto singolo è regolato dal termostato, il quale decide quale deve essere la temperatura. Sì. Che significato ha mettere le testine in tutti i termosifoni da casa? Bene, grazie per questa sua sollecitazione. Grazie mille, buona giornata. Catarcio, vuole rispondere lei? Sì, che succede lì? Succede che abbiamo fatto la terza diffida per come era tenuta l'area tutto intorno al manufatto. Quindi diciamo c'è una buona notizia e una meno buona. Quella meno buona è che dal punto di vista generale le sorti di quel manufatto, la convenzione urbanistica, il comune non ha preso nessuna iniziativa. Quella invece positiva è che la terza diffida fatta dal municipio e fatta precedere da un intervento dei vigili urbani che hanno fatto una sanzione importante è arrivata invece a conclusione. Abbiamo detto che entro 10 giorni saremmo andati là, noi con la nostra ditta, a fare un intervento in danno di bonifica, pulizia, smaltimento rifiuti, nuova recinzione. Questo intervento il 9° giorno è stato bloccato dalla dichiarazione del liquidatore di Acqua Marcia, sì, che ha scritto nero su bianco che lo facevano loro seguendo le direttive del municipio. Quindi tutta l'area esterna, tutta, viene bonificata, si stanno facendo lavori importanti e verrà rimessa in condizioni di non arrecare danno ai cittadini. Resta il problema di fondo che quella convenzione urbanistica deve essere presa in mano dal Campidoglio che la detiene, perché certo, quella roba lì insieme a Piazza Navigatori l'ha fatta costruire il Comune di Roma. La convenzione urbanistica è del 2004, l'accordo di programma addirittura del 2001 e deve essere risolta in danno perché i 21 milioni di opere pubbliche non sono state fatte. Però lì ce l'hai ricordato altre volte, io credo che vada ribadito, la famosa fideiussione a garanzia. Non c'è. Quindi ci sono stati dei funzionari del comune che hanno presentato la possibilità di un contratto senza le garanzie necessarie previste per legge da parte dell'amministrazione comunale. Acqua Marcia sostiene, anche in un incontro recente fatto proprio su questa storia dell'albergo, che le fideiussioni sono scadute. Io ho detto, l'ho contraddetto il suo non Acqua Marcia il capo. Vabbè, si chiede l'acquisizione del bene a quel punto. E certo, si chiede l'acquisizione del bene perché l'unico modo per rifarsi di opere pubbliche per 21 milioni di euro, ripeto, non parliamo di una sciocchezza, 21 milioni di euro che non sono state fatte e che non saranno fatte con tutta probabilità, è ristorarsi sull'unica cosa che c'è, cioè i manufatti. Si stabilisce quanto vale il manufatto in quello stato, lo si prende al patrimonio pubblico e se poi non ci stanno i soldi, come non ci sono, perché i soldi non ci stanno mai, si farà un bando, lo si darà in concessione a qualcuno, magari per farci un ostello della gioventù. Se lo si faceva in fretta, visto che lo proponiamo da qualche anno, magari era pure pronto per il giubileo, sarebbe stato pure utile. Grazie Catarci, abbiamo altri telespettatori. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto. Salve. Buongiorno ai signori presenti. Buongiorno. Dunque, signora Roberta, io veramente non l'avevo mai vista in televisione a lei, perché forse era assente o forse stavo male. Stavo in un'altra televisione. Ecco, allora non lo so. Io guardo solo quella di Piano Sale, che sono 45 anni. Lo so, io me la ricordo, a lei. Ecco. Allora volevo dire, qui stanno arrivando per le bollette da pagare dell'Inps, Abitalia, del ticket che dice che superavi il reddito. Io dal 2003 che faccio il reddito che non ho mai superato i 1200 euro al mese, no? Mia moglie non c'ha pensione, non c'ha niente, sono arrivato da pagare 56 euro perché non era al ticket. Ma che c'è, pure a noi italiani, pure a noi famiglie adesso questo. Grazie, risponde subito Fabrizio Mastrosato, perché è una questione che abbiamo affrontato ieri, probabilmente lei non ci ha seguito e per questo la bacchettiamo. Grazie. È stato disattento Franco, grazie. Allora, altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno signora. Pronto? Sì, salve. Senta, io appartengo al 5° municipio. Sì. E volevo sapere quando è che Marino, adesso non c'è più, va bene, tanto non ha fatto mai niente come dite voi,
Comunque noi sono anni, io so in via Beniamino De Regis, sono anni che ci abbiamo tutte le buche sul marciapiede. Sì. E quando le vengono a aggiustare? E seconda cosa, non vengono più a pulire. È una strada che fa proprio schifo. Che strada è, signora? Ce lo vuole ricordare? La zona è vicino a Portonaccio, via Beniamino De Rides. Via Beniamino De Rides. Dove stanno a fare adesso i lavori sulla Tiburtina, praticamente. Perciò tra quei lavori, tra questi è un casino. Lo chiediamo subito all'onorevole Rosi. Grazie mille, signora. E tra le buche sul marciapiede, non si può uscire fuori dal portone. Grazie signora, le rispondiamo subito, grazie. Curioso Fabrizio, come voi che Marino non ha fatto niente. Ma vabbè. Penso che bisognerebbe parlare mai del futuro, Marino appartiene al passato. Giusta poi affermazione. Magari... Allora, i ticket. I ticket, l'abbiamo detto ieri, e ha ragione l'osservazione che faceva Ivano, perché la Regione ha inteso mandare, di fare una sorta di screening di conoscenza su quelle che sono state le prestazioni sanitarie e rispetto a chi ha chiesto l'esenzione, e da alcune indagini che loro hanno fatto risulterebbe che una percentuale altissima non aveva diritto all'esenzione, tant'è vero che pensano di recuperare circa 50 milioni di euro. L'osservazione che si faceva era per quale motivo deve essere il cittadino che si deve andare a scusare di qualche cosa che invece magari dovrebbe essere l'istituzione pubblica a dire: guarda, hai commesso questa cosa, no? E non, anche se poi lì nel comunicato c'è scritto ci scrivi con lettera raccomandata, sito internet e così via. Però voglio dire, è a tutela ovviamente di chi invece non fa il furbo, l'intenzione è buona sicuramente, insomma. Allora, onorevole Rosi, vuole rispondere su questa strada di cui parlava la signora che riguarda il suo municipio? Sì, per quanto riguarda la polizia è un po' quello che è stato detto prima nell'intervento del presidente Catarci, che faceva riferimento anche alle parole del presidente del nono municipio. Lo spazzamento, appunto, AMA e il tema dei rifiuti è uno dei problemi più grandi che sussistono nella città, forse una delle cose proprio che appunto l'amministrazione ha gestito peggio, ed è anche il punto di rilancio. Io penso che nel Giubileo serva durante questi mesi, da dicembre, da quando inizieranno tutte le attività, una vera e propria squadra per il decoro urbano della città, cioè dove il grosso delle risorse per il Giubileo vengano messe proprio per risolvere i problemi del decoro, non solo nel centro ma soprattutto nelle periferie. E il perché non ha funzionato era questo, è il tema appunto dei problemi di AMA, che devono essere affrontati di petto dal commissario e dal prefetto Gabrielli, che senza dubbio appunto nascondono le gravi problemi di gestione. Per quanto riguarda la manutenzione, noi appena attiveremo lo dicevo prima, ci sono gli appalti in corso, appena attiveremo i servizi di manutenzione ordinaria potremmo prevedere gli interventi appunto sui marciapiedi e sulle strade. Questi, essendo le gare in corso, dobbiamo aspettarne l'esito. Grazie, onorevole Rosi. Una notizia di oggi: niente più ganasce per le auto in sosta vietata, le rimozioni verranno concesse solo in casi eccezionali. Una contraddizione con quanto era stato affermato precedentemente dal comandante dei vigili, che invece prometteva un giro di vite. Sara, ecco. Volevamo far notare questa contraddizione, perché il comandante in questi giorni invece ha dato indicazione di richiedere la rimozione solo in caso di reale urgenza. Questo avviene perché un anno fa il TAR ha annullato la gara d'appalto per i 24 carri attrezzi. Questo succede perché la gara, il servizio richiesto aveva una cifra troppo bassa. L'unica, la CLT, l'azienda che aveva preso momentaneamente l'appalto, poi facendo delle verifiche è risultato che aveva debiti, e quindi a questo punto le aziende con debiti non possono avere appalti debiti pubblici. Verso l'erario. Sì, non possono avere appalti pubblici. Ecco, a questo punto cosa succederà? Con il Giubileo, il traffico che facciamo, le macchine le lasciamo così, dato che adesso il comandante ha dato utilizzerà i mezzi, solo mezzi iscritti all'albo della prefettura. Beh, potrebbe addirittura non essere un elemento negativo, se si facesse un'altra cosa, se si va a potenziare l'azione di presidio del territorio, che interdice magari
con la presenza fisica, con il controllo, un'azione di... Però siccome dubito che venga fatto questo, è un bel problema. Tutti che sono sotto organico, come facciamo a potenziare il controllo e non arrivare al punto di rimuovere poi l'auto? No, ma io penso che sulla sosta, siccome siamo a livelli barbari, bisogna fare una grandissima azione di repressione, di controllo e repressione. La ganascia lascia il tempo che trova, anzi lascia il problema là, quindi poi dopo deve arrivare al carro attrezzi, allunga i tempi. Però ci aggiungerei una cosa che forse Chiara, Sara ce lo specificherà ancora meglio. Il danno che si va a creare per quelle poche situazioni laddove si dove le macchine verranno rimosse, creiamo anche un danno al cittadino che poi dovrà andare in giro a cercare dove sta questo deposito. Purtroppo il comandante Clemente è partito dritto dritto e poi ha cominciato a zigzagare, no? Un po' su tutti i campi, dalle politiche del personale fino a queste ultime vicende. Che questo gli venga imposto dall'intesa Cantone Comune di Roma. Allora c'è una situazione di cui deve rispondere in primis un ex assessore che si chiama Sabella. Mm. Perché è stato chiamato per la legalità, era assessore alla legalità e quindi doveva avere la capacità di garantire che non ci fossero altri imbrogli sui bandi e sugli appalti, facendo fare i bandi e gli appalti, perché se si doveva solo fermare tutto, ero capace anch'io, certo. Non serviva un magistrato, la legalità, dicevo fermi tutti, non si lavora più. Allora, sui vigili questa vicenda, sulle manutenzioni, lo diceva prima l'assessore del quinto municipio Rosi, tutto bloccato ancora ad oggi perché l'assessorato si è fatto dare tutti i bandi, ha detto li faccio io e poi non erano capaci a farli. L'ha detto prima al segretariato, il segretariato ha detto noi non siamo capaci di farli, l'ha dato al SIMU, per un mese, dai primi di ottobre, tutti i municipi e l'assessorato ai lavori pubblici sono state senza le ditte di primo soccorso stradale. Sapete cosa vuol dire? Che i vigili dovevano restare lì a presidiare le buche perché non arrivava chi le otturava. Quali vigili poi? Tutti. Stavano solo sulle buche. Quali nel numero? Stavano solo sulle buche, a me chiamavano disperati anche per via di grande viabilità come via del Tintoretto e mi dicevano sono 12 ore che stiamo qua a guardare una buca, che dobbiamo fare? Io chiamavo l'assessore Pucci e dicevo guardate andate a mettere, trovate il modo. Poi noi abbiamo fatto un bando incredibile, non vi posso neanche spiegare tecnicamente come l'abbiamo fatto, altri municipi si sono inventati altre cose, ma questo a che cosa è derivato? Che l'assessore Sabella a marzo ha fermato i municipi, gli ha detto no datemi tutto a me, lo faccio io, gli abbiamo dato tutto a lui e a ottobre non c'era il bando. Grazie Catarci, dobbiamo dare una manciata di minuti alla pubblicità, ci rivediamo subito dopo e con i telespettatori subito in onda dopo la pubblicità, grazie. Fiore tra i fiori, sboccia nel cuore dell'Appia Antica la flora vivaistica del Lazio, non solo verde ma anche profumi, aromi e sapori. Venite a trovarci in via Appia Antica 172. Eccoci di nuovo in onda, allora diamo subito la linea ai telespettatori che sono in attesa. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo. Pronto? Ma siamo in due a parlare? No, prima parla lei, deve abbassare il televisore, abbassi il televisore. Io l'ho abbassato tutto il televisore, io devo spengere. Comunque la sentiamo. Vabbè, noi la sentiamo, parli tranquillo. Allora sto dicendo, l'ho abbassato tutto. Perfetto. Io volevo fare un paio di domande a Catarci. Sì. Prima,
siccome sta mandando in conto al coso, all'anno santo, alla fermata di Basilica San Paolo, non si può passare. Come ha detto prima una signora che ha detto che ha piovuto, non si riesce a passare, c'è appena un metro di passaggio. Sì. Tutti gli ambulanti stanno tutti sul marciapiede e su più di mezza strada. Vero. Ma è mai possibile che questa cosa non si deve sistemare? È mai possibile? Lei sono anni che gli fa passare dietro. Gli alberi di via Costantino. Le buche che escono fuori da via Castricozzi e da via Gabriello Gabrera dei vini, degli alberi, che si tagliano sono anni, non si tagliano. Il giardino di Oliva, che sta qui, tra via Antonino Pio e via Castricozzi e via Leonardo da Vinci, sono 50 anni che si chiede la luce, che lì a notte c'è San Casino che non finisce mai. Io dico, ma quando si fanno queste cose? Beh, ma ce lo spiegate, ce lo dite o non ce lo dite quando si fanno queste cose? L'alberi, ci stanno i rami di vini che passano quasi per terra. All'angolo di Antonino Pio con via Gabriello Chiabrera, c'è San Albero, come piove, sta quasi a toccare per terra. E io non ho capito, ma quando si fanno queste cose? Quando si fanno queste cose? Signor Tararci, lei c'ha solo la Gardella in testa. Solo la Gardella. E il resto del quartiere è chiuso. È chiuso, signora. Grazie, grazie. Le risponde subito il presidente Catarci. Mandiamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Allora, Catarci, a lei. Ma intanto specifichiamo che io abito in una delle vie citate dal signore. Che mi piace tanto Garbatella, ma mi piace tanto Ostiense, mi piace Montagnola, mi piace Dormarancia, sono innamorato di questi quartieri. Quindi quello che dice ha poco fondamento. Non vuoi essere accusato di interesse privato. No, però il signore ha ragione. Intanto sulla metropolitana, grazie alla congiuntura Giubileo, dovremmo essere arrivati fino alla conclusione, ovvero c'è una stretta da parte del prefetto, delle forze dell'ordine rispetto al controllo sull'abusivismo. Una parte delle bancarelle che stanno là sono abusive. Quelle regolari, che sono troppe, e che non ce l'ha messa il municipio, ce l'ha messa l'assessorato al commercio del comune di Roma, si chiamano rotazioni e stanno lì messe dal commercio centrale. E il municipio non le voleva. Non le voleva lì, non le voleva a via Chiabrera dove sono troppe, non le voleva a Circonvallazione Ostiense dove sono troppe, a via Caffaro dove sono troppe, in tanti altri posti del municipio dove sono troppe, ma ci sono state messe. Comunque adesso siamo arrivati, dicevo, a una piccola svolta che dovrebbe diventare operativa i primi di dicembre, che si è chiuso un accordo tra il municipio, che non ce le ha messe, ripeto, e gli operatori rotazionali che stanno là, per spostarli nello square centrale di Giustiniano Imperatore, cioè di fronte, dove sta quel parcheggetto, dove c'è l'avvallamento, dove ci si forma sempre l'acqua, perché anche lì è complicato mantenere un minimo di decoro. È giusto che lavorino tutti, però è giusto anche non creare un imbuto all'interno di un quartiere. Su questo aiuta la congiuntura del Giubileo, perché lo volevamo fare da 5 anni almeno, non ci riuscivamo. Via Gaspare Gozzi c'è anche il problema del guano, perché lì ci stanno anche gli stormi, il parco, il giardino Oliva che ha inaugurato il sottoscritto con quel nome, a cui teniamo in particolare, è un vero disastro. I soldi per fare l'illuminazione le chiediamo da 6 anni, 7 anni, sta nel piano illuminazione generale e non va mai a finanziamento. Noi continuiamo a chiederli, ma gli impianti di illuminazione dei parchi li fa l'assessorato all'ambiente del comune di Roma e l'assessorato ai lavori pubblici, non li possono fare i municipi, a meno che non ci danno i 100.000 euro che servono per farli e per rimetterci anche magari un po' di attenzione. Sì, là dentro, in quella dimensione di San Paolo, tra l'altro, via Gaspare Gozzi è una via che ha bisogno di più attenzione di prima, perché c'è la metropolitana, hanno aperto locali che stanno aperti fino a notte, purtroppo a norma, perché le norme hanno liberalizzato e quindi possono stare anche aperti. I vigili, la polizia, gli abbiamo sollecitato più controlli sulla vendita di alcolici oltre un certo orario, ma l'unico controllo
controllo che si può fare è quello, perché poi stanno aperti a norma delle leggi che hanno liberalizzato le attività commerciali, quindi arrestare ci resteranno, però serve un intervento straordinario almeno di manutenzione, di pulizia. L'AMA ha fatto un intervento straordinario l'altro giorno, importante ma ovviamente del tutto insufficiente. Gli alberi vanno potati per mandar via gli stormi che altrimenti producono una situazione di invivibilità e di igiene precario. E su tutto questo il municipio si attiva verso il comune, perché non abbiamo i giardinieri né i soldi per chiamare le ditte per farlo. Il comitato di quartiere, che dà una grande mano da questo punto di vista, con cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ma che parla quotidianamente con i miei assessori, con gli uffici del municipio, ci mette a parte di questo. Gli abbiamo chiesto di condividere con noi il tentativo di arrivare fino all'obiettivo finale, perché poi le cose alla fine le può fare solo chi ce l'ha in mano davvero, eh. Noi possiamo gridare quanto vogliamo, ma se non ci abbiamo i giardinieri, domani non è che lo fa qualcun altro. Grazie, l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Buon pomeriggio. Sono rimasta colpita prima dalle parole relative al fatto della situazione in cui si trova lo storico campo di Testaccio. E allora mi è venuto a riflettere su una cosa, su come noi romani, e in questo periodo io credo che noi cittadini romani dovremmo essere un po' più svegli, un po' più attivi, proprio perché la città sta come sta. Allora, con tanti tifosi che ci sono, con tanti romanisti, escluso il dottor Mazzo, usate un po' anche la sottoscritta, e tanti romanisti che ci sono, ma è mai possibile che si lasci decadere una cosa che è quasi una bandiera per il popolo sportivo? Allora, forse in questo c'è un po' di differenza fra noi e i milanesi. Penso anche per esempio alla proposta di Alessandro Gassman di essere noi cittadini, è stato a fare qualche cosa per mantenere pulita la città, ed è stato, insomma, non è che sia stato raccolto con inni, no, di esaltazione. Quando io mi ricordo che i giorni dell'inaugurazione dell'Expo, quando ci sono stati tafferugli molto pesanti a Milano, i cittadini sono scesi davvero in piazza per ripulire la città. Vogliamo essere un po' attivi in questo campo, specialmente in questo periodo in cui non siamo sulle prime pagine dei giornali, la città è sulle prime pagine dei giornali nazionali e internazionali per Mafia Capitale, eccetera. Ci vogliamo svegliare noi cittadini. Grazie signora. Grazie, le rispondo di una battuta sola. Prego, come Fabrizio. Diceva la professoressa, che la memoria mi fa ricordare che c'era un vecchio progetto della riqualificazione di Testaccio presentato dall'architetto assessore Aimolino, no, che riqualificava tutto quel quartiere, compresa l'area del campo, compresa l'area del Monte Testaccio e così via. Ma in una stranissima disputa pseudoculturale con la regina, che era sovrintendente ai beni culturali, saltò quel progetto. E il risultato è quello che viviamo oggi. Quindi pensate che radici ha il degrado di oggi, insomma. Poi ci si è aggiunto tanto altro. Adesso vi vorrei leggere una cosa che giuro non l'ha scritta Ivano Selli, perché dice: il Campidoglio non ha l'organizzazione sufficiente per governare i grandi processi che inevitabilmente valicano i suoi confini, dai trasporti alla pianificazione del territorio, mentre all'opposto Roma è troppo grande per poter pensare di governare da un unico centro i servizi di prossimità, del sociale al verde, alla manutenzione delle strade e delle scuole. E aggiunge, diceva appunto, non l'ha scritta Ivano, e aggiunge questi rappresentanti del Partito Democratico, cioè, peraltro la città metropolitana si ha dimostrato che sia una scatola vuota. Queste cose non le abbiamo dette fin qui in maniera fino alla noia. Chiudo dicendo, allora, i progetti dovremmo sfruttare questa situazione di questi 6 mesi, perché il Parlamento ci metta le mani, perché il problema diventa addirittura a livello di Parlamento della Repubblica. Ci abbiamo varie ipotesi, c'è quella di Docci, quella di Paris, quella di Morassut, ci si è aggiunta oggi quella di Causi. E qual è il risultato che voi, come dire, sareste in grado di dire: se fossi parlamentare proporrei questo? Perché poi il risultato diventi un risultato efficace, no? Perché poi dentro questo c'è addirittura chi dice: il Campidoglio in quanto tale dovrebbe essere cancellato come comune. Ma intanto posso fare tutte e due, ovviamente. Certo. Quindi, sì. Certo. Prego, prego. Vai. Intanto facciamo una piccola distinzione, con l'eccezione di Tocci,
che dice cose sensate da tanto tempo, ha scritto un bel libro quest'estate, ha ribadito alcune visioni anche chiare sul piano politico-amministrativo. Soprattutto Causi è stato e è deputato di questa consiliatura, no? Mi pare che è molto legato al governo Renzi. Anche assessore al bilancio. Allora se n'è accorto adesso che a Roma c'è bisogno di un aggiornamento politico-amministrativo e quando veniva fatta la legge Delrio sulle città metropolitane che Causi ha votato, non si è accorto che non si andava in questa direzione? L'abbiamo provato a dire, da più parti. Abbiamo provato a dire che quella legge intanto dice che la città metropolitana di Roma è come le altre e non è vero. Perché è mastodontica rispetto a tutte le altre, quindi ma di che parliamo? E contiene la capitale, cioè la città che ospita non solo i cortei, quello che diceva sempre Alemanno, no? Che ci si lamentava l'ex sindaco, perché quella è la banalità, ma che ospita il Vaticano, che ospita tutti i ministeri, che ospita tutti gli organismi internazionali, ognuno con la sua scorta di fronte tutto il giorno, tutti i minuti. Quelli sono i costi, non è il corteo è democrazia. No, è conflitto sociale che va gestito e ci deve stare. Se uno vuole fare la capitale, se li becca. Dovunque è così. Non si vanno a fare manifestazioni nella campagna, si va a Londra pure in Gran Bretagna, no? È evidente. Allora, che cosa adesso? Tutti questi modelli che escono fuori, molto differenti, devono fare i conti con una cosa, che anche se domani i municipi, io lo dico spesso al mio amico Gianni Paris, se domani i municipi vengono trasformati in comuni urbani, non sono capaci a fare i comuni urbani. Allora ci prendiamo in giro, sappiamo che serve uno stadio intermedio da municipi a comuni urbani in cui i municipi si allenano a fare i comuni urbani. Cioè su una serie di competenze, le abbiamo scritte mille volte, me le sono ritirate fuori prima di venire perché immaginavo che questo... Risorse economiche e umane da riequilibrare tra Campidoglio e municipi. Se i municipi hanno il personale di scarto, poco e poco preparato, ma come fanno a fare i comuni? Introduzione progressiva di pezzi di autonomia finanziaria. Non è che domani gli dai il bilancio e dici trovati da solo le risorse, fino a ieri hai detto no, faccio tutto dal Campidoglio. Dobbiamo allenarli a fare politica di entrata. Forse troppi ragionieri, ragioneria centrale, Eh meno sì, quello è un lì. ministero e al municipio per trovare uno che si occupa di bilancio bisogna fare i salti mortali. La ragioneria Catarci, generale è dobbiamo un mandare patrimonio. l'ultima telefonata, poi Rosi, una battuta di Non Rosi. c'è, non c'è. Caduta. Allora, Rosi, come risponde a questa Sì, no, io affermazione? condivido molto quello che ci diceva Catarci, nel senso che i municipi, sin da quando ci siamo insediati, abbiamo subito portato proposte concrete che si potevano portare al tavolo a parità di legislazione, quindi senza fare miracoli o cercare cose assurde. Si è perso tempo su questo e secondo me questo è uno di quegli elementi dove appunto la classe dirigente del Campidoglio ha fallito ed è la colpa, diciamo, che ci ritroviamo in questa situazione. Su questo i municipi erano stati pronti sin dal primo momento, portando proposte innovative, fantasiose, che si potevano fare rapidamente e subito. E ad oggi le condizioni non sono cambiate, sia la condizione del commissario straordinario, sia appunto il periodo di transizione in qualche modo che stiamo passando non ci permette di fare modifiche legislative di lunga prospettiva, ma bisogna dare risposte rapide. Per cui io continuo a dire che quelle proposte che noi facemmo stanno ancora sul tavolo, diciamo, possono essere riprese veramente con semplicità e con rapidità. Su questo possiamo lavorare subito. Le grandi riforme, invece, va fatto un ragionamento serio, mettendo insieme tutti. Io non penso che se una cosa ci ha raccontato i fatti di quest'ultimo periodo è che il sindaco solo al comando che gestisce la città dal centro non funziona. Serve una grande squadra fatta di più persone dove ognuno Grazie. porta il suo contributo. È l'unico Grazie modo per Rosi. far Tutta funzionare una macchina la macchina amministrativa amministrativa. complessa. Certo. Grazie Rosi, direttore Allora, Vanoselli. no, 2 minuti perché, visto che sono da queste parti, come sede, è venuto a trovare me, un mio amico di Tormarancio proprio, che mi ha detto la storia di quel campo, cioè quella per la Roma e per quello per il campo di Tormarancio. Il campo di Tormarancio è stato preso dalla società che gestisce l'OMI, che usa come parcheggio. Cioè è scomparso il campo.
è una società privata, credo, che tu... ha fatto una variante che il comune gli ha approvato, ha ridotto il campo e ci ha messo le macchine a parcheggiare perché doveva fare la palestra e doveva fare la sala fitness. Allora, adesso te lo dà come notizia, lo affronteremo. Per quanto riguarda il campo testaccio da Roma, Fabrizio ha raccontato la sua vicenda, credo che fu una battaglia mia, quei tempi su quel palazzo dei i famosi Villinetti, Roberta, perché era sui Villinetti. Era. Il campo di testaccio è stato restituito da chi lo aveva occupato, cioè no, di adibe fra i proprietari del campo, di quel campo, è tornato di proprietà del comune. Adesso aspettiamo qual è il progetto del comune e se intendono rispolverare la storia, come ha ricordato la professoressa, la storia di quella. Ha vinto la vertenza al comune, no? Sì, ha vinto la vertenza al comune, sì, però adesso che non rimanga là soltanto una certo. proposta e che si realizzi qualcosa di importante per il quartiere anche di testaccio. Corcore acceso da una passione. Corcore acceso da una passione. Corcore acceso da Fabrizio, che sta a lutto oggi. Va bene, Fabrizio sta a lutto. Stasera. Sto a lutto, ci vediamo lunedì. No, va bene, io mi sono visto ieri. Comunque, sera. Prima ho letto una dichiarazione che non era la tua. Sì, non so se l'hai sentita. Non lo so, guarda. Che però abbiamo scoperto che altri l'hanno, come dire, trovata interessante. Però. Che, dice che dal Campidoglio non si riesce a governare. Ma si fanno i miracoli quando si vuole cambiare tavolo e si vuole girare la frittata e dire no, non fa parlare più del fatto che io, si è scelta la via prefettizia all'amministrazione. Io mi preoccupo e concludo, si dicono cose. Domani c'ho Bartoletti perché dobbiamo affrontare questo problema dei medici di base. Io sono molto preoccupato per quello che arriverà nei prossimi giorni, perché questo frazionamento, io vedo ogni giorno che ci sono crepuscoli che si spostano da una parte all'altra e quell'altra, e quindi si potrebbe arrivare all'ingovernabilità del nostro paese, e questa è la preoccupazione che io ho, la nascita di tutti questi crepuscoli, questi salti in banca che io considero, salti in banca che da sinistra a destra, da destra a sinistra, ormai pensano soltanto a conquistarsi un posto al sole. Speriamo che no, e su questo mi voglio affidare ai giovani, quindi sia a Rossi che a Catarci, sono giovani, hanno la volontà e la capacità per portarci fuori da questo buco nero. Grazie a Roberta, grazie a tutti gli ospiti, grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci a domani. Non si arrendono.